Un pareggio, quello maturato al bianco tra Gallipoli e Bitonto, che non ha accontentato nessuna delle due formazioni, ma che sta ben più stretto ai salentini. Una vittoria avrebbe infatti permesso al Gallo di agganciare il Barletta, staccandosi dal gruppetto delle tre formazioni appollaiate in zona play-out a quota 25 punti, mettendo il fiato sul collo del Rotonda a pochi giorni dallo scontro diretto. Invece Sciacone e Diamè hanno tenuto a galla il Bitonto, il primo con un gol realizzato da subentrato, il secondo con una serie di parate decisive, l'ultima delle quali al 95esimo. Se da una parte mister Cavallaro può dirsi soddisfatto per tutto ciò che contorna il risultato finale, dall'altra mister Santoruvo non ha apprezzato la prestazione dei suoi ragazzi. Sono molto onesto, l'ho detto già ai miei ragazzi, sono un po' deluso da quello che abbiamo fatto oggi, sinceramente, perché avevamo fatto una settimana bella, importante, intensa, li ho visti concentrati e il primo tempo non mi è piaciuto per niente. Siamo vivi. Noi non siamo morti, lotteremo fino alla fine. Le partite sono tutte difficili, sì, dobbiamo vincere, però vincere le partite non è facile. Bisogna, negli ultimi 20 metri, lo ripeto, bisogna essere più cattivi. La vittoria la devi volere, la devi sentire, la devi cercare. Per cercarla devi far gol. Gli ultimi 15 metri sono troppo fondamentali. Però che non si facciano strane idee, noi siamo vivi, lotteremo fino alla fine, renderemo cara la pelle, ne sono certo. Potevamo vincerla, e quello che mi dispiace è proprio questo, che una squadra che domina e che oggi meritava di vincere 4-5-0, la pareggiamo, però fa parte del calcio. Io lo so, ho giocato a calcio, so come funziona, faccio una dura 5 anni e può succedere. La cosa importante è non abbassare la testa, lavorare, perché se la mia squadra è questa possiamo arrivare all'obiettivo lo stesso. Dispiace, dispiace per la gente, dispiace per la società, dispiace per i ragazzi, ma questa è una grande prestazione. Se facciamo queste prestazioni il Gallipoli si salverà. Io sono orgoglioso di allenare questa squadra.